Questa è un'iniziativa che nasce da un rapporto e una collaborazione tra partner di diversi paesi, ovvero Albania, Montenegro, Regione Puglia e Regione Molise, che hanno voluto intraprendere questo cammino per sviluppare in particolare il turismo lacuale, il turismo fluviale, il turismo marino costiero delle acque. È un'iniziativa che vuol valorizzare questi asset turistici collegandoli ovviamente anche con altri asset del turismo d'avventura, ovvero i cammini, le bike, la speleologia, l'ippoturismo e l'enogastronomia, il turismo culturale. Insomma, tutti quegli asset che sono diversi dal turismo balneare, che ovviamente sia nelle nostre zone, e ci riferiamo a Puglia e Molise, sia anche nelle zone montenegrine e adesso anche nelle aree dell'Albania, il turismo balneare ormai ha preso piede. Deve prendere piede anche un turismo diverso, il turismo che va verso le aree interne, che valorizza appunto degli asset come quelli dei fiumi, delle acque, dei laghi, il lago di Scutari, il lago di Castel San Vincenzo, il lago di Varano, di Lesina, che possano offrire una varietà di itinerari diversi che possano andare a integrare il turismo balneare, ma ancor più lavorare in un'ottica di destagionalizzazione turistica che vada dai mesi di settembre a maggio. Il progetto intende perseguire un obiettivo generale che è quello di dare spazio alla organizzazione di nuovi segmenti di domanda turistica nei territori coinvolti, per poi magari prevedere anche la replicabilità dei risultati di questo progetto. E questi sport sono soprattutto, questi obiettivi, questi segmenti di domanda si rivolgono soprattutto al turismo sportivo, che rivolge la sua attività, la sua domanda ad attività acquatiche, ma non solo, ovvero anche a quelle del turismo d'avventura. Questo è l'obiettivo generale. L'ente parco in questo progetto, avendolo sicuramente recuperato, rivisitato, riorganizzato, intende fondamentalmente creare una sorta di piattaforma hardware all'interno del quale sviluppare, ecco, un atteggiamento software, ovvero mettere nelle condizioni tutti i soggetti che svolgono, offrono attività di fruizione territoriale sui temi prima detti, possano mettersi in contatto con chi poi fa mercato. Questo, torno a ripetere, per alimentare un nuovo segmento di domanda di mercato turistico per il Gargano, che, se vogliamo, è quello più appropriato per puntare alla destagionalizzazione.